Lanterna a tutti ragazzi, qui Slam Dark The Nerd Channel e oggi sono tornato, quest'oggi per parlare delle finali di conference, sia dell'Est che dell'Ovest. Come al solito analizzerò un po', diciamo per dire quello che ne penso su quello che è successo, ma oggi in particolare vorrei parlare anche di un altro tema caldo, che ormai non è più caldo, perché io arrivo sempre dopo, tendo a far finire i turni e poi a parlare delle cose, ma voglio parlare dei team All-NBA. In particolare, per chi non lo sapesse, sto tenendo un PC qua a fianco così posso leggervi con attenzione quelli che sono, anche se in realtà penso li sappiate già. Tendenzialmente abbiamo il First Team All-NBA composto da Giannis Antetokounmpo, James Harden, Steph Curry, Paul George e Nikola Jokic. Cioè, ne parliamo dopo, prima leggo tutto. Second Team All-NBA, che è composto da Kevin Durant, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e il buon Damian Lillard. Poi abbiamo invece il terzo quintetto All-NBA composto da Rudy Gobert, Blake Griffin, LeBron James, Kemba Walker e Russell Westbrook. Penso che poi da qualche parte riuscirò prima o poi a trovare. Oh, l'ho trovato! L'ho trovato? L'ho trovato forse? No, comunque penso che poi dovrò anche cercare i Defensive Team All-NBA perché c'è un po' da dire su quelli, secondo me, perché hanno un po' toppato per alcune cose, ma va bene lo stesso. Allora, parliamo del First Team All-NBA. Secondo me non c'è niente da dire. Curry, per quello che ha fatto vedere, fa vedere di essere il primo. Era questionabile per me che ci potesse essere anche Lillard, eh. Per me Lillard aveva ancora quest'anno la. A mio modo di vedere, un posto nel First Team All-NBA sicuramente aveva preso dei voti. Adesso provo a vedere se ha preso dei voti. E no, non ne ha presi così tanti. Però tendenzialmente, First Team All-NBA che non ha problemi, secondo me. Paul George ci sta bene comunque perché è finalista assieme a quelli che probabilmente lo vinceranno con James Harden e Antetokounmpo. È finalista per il titolo di MVP, quindi ci sta. Ed è pure finalista per il titolo di Defensive Player of the Year, che non penso vincerà nemmeno quello. Io penso che è arrivato in finale, ma è terzo sempre o secondo nel caso del Defensive. La cosa che invece dico è, oggettivamente siamo sicuri. Kyrie Irving, secondo me, ci sta bene anche nel second team All-NBA perché in fin dei conti. Russell Westbrook quest'anno ha fatto bene, sì, ma nì. Quindi non lo so. Kyrie Irving secondo me poteva scambiarsi tranquillamente con Russell Westbrook, ma non è un problema. Kevin Durant, secondo team NBA, per me ci può stare. Addirittura non è stato nel primo solo perché Paul George rischiava quest'anno di diventare l'MVP a un certo punto. Per un paio di settimane è stata una roba incredibile. E Joel Embiid ci sta, ci sta. Non sono così convinto che sia superiore a Jokic a qualità di giocatore, e qua prenderò gli insulti, ma per me ci può stare che sia secondo. Comunque Jokic ha avuto, secondo me, dei playoff in cui è stato più pronto, almeno in questi playoff ha fatto vedere di essere un giocatore di maggiore importanza all'interno della sua squadra, perché Joel Embiid comunque non aveva così bisogno di performare anche nelle vittorie e in più ha un po' deluso comunque perché ne aveva sempre una a questi playoff, non stava mai bene al 100%. Terzo quintetto dell'NBA, posso dire che qua non sono troppo contento. Allora, diciamo che per me Kemba Walker poteva stare nel terzo quintetto dell'NBA, sì. Però Klay Thompson, ho visto tanti che dicevano Klay Thompson era meglio qua dentro. Io non sono così d'accordo. Klay Thompson comunque ha fatto una buona metà stagione dove faceva fatica a segnare. È partito molto lento all'inizio della stagione, quindi non sono totalmente d'accordo con quelli che dicono che meritasse un team All-NBA. Per me invece Kemba Walker ci sta. Ha trascinato, scusate se è passata una moto, ma trascinava comunque una squadra di morti. Klay Thompson invece è l'ennesimo giocatore All-Star dentro una squadra che ne ha altri 4 e ha fatto fatica all'inizio. Kemba Walker è stato costante più o meno, quindi preferisco premiare la costanza che premiare uno che comunque ha fatto una signora stagione, perché Klay Thompson è un signor giocatore,
ma non, qua non lo so, non ci stava per me. Altro giocatore che, nonostante, cioè, ci sono altri due perché avete già capito quali sono. Rudy Gobert per me ci sta benissimo. Ci sta benissimo Rudy Gobert. È comunque importante, sì. Però una terza, diciamo che lui e Blake Griffin, secondo me, se la giocavano con Karl-Anthony Towns. Karl-Anthony Towns, neanche da dirlo, secondo me ha avuto un'ottima stagione. Nel video che ho fatto di top e flop assieme a Teddy, avevo messo Karl-Anthony Towns come secondo nel top, perché nessuno, te lo potevi aspettare che facesse una stagione del genere, però diciamo che dopo i problemi tutti di squadra io mi aspettavo una caduta un po' di questo buon Cat. Però non lo so, io l'avrei visto Karl-Anthony Towns per l'All Team NBA, l'avrei messo meglio, o meno di Rudy Gobert, ma di più di Blake Griffin. Blake Griffin che ha evoluto il gioco, è diventato più un creatore di gioco che una semplice ala grande, perché non ha più l'atletismo di un tempo, non è più il Blake Griffin di una volta, e ci sta benissimo. È bellissimo vedere che un giocatore adatti il proprio stile di gioco, non è un problema, ma non lo so. Altra cosa invece che un po'... Sì, ma no, è vedere LeBron terzo o quintetto all'NBA. Per carità, ha avuto una stagione che oggettivamente ha giocato meno degli altri forward. Perché se andiamo a vedere, ad esempio, Kevin Durant ha giocato di più di lui, Kawhi Leonard ha giocato di più di lui, posto che puoi metterlo così. E anche Paul George, quest'anno LeBron primo quintetto non ci poteva andare. Primo quintetto non c'era andare perché c'era Paul George. Paul George ha fatto meglio? Sì. Io dico solo questo, per me LeBron poteva stare tranquillamente al posto di Durant, non tanto per il livello statistico, ma perché secondo me quest'anno LeBron ha comunque fatto un po' meglio di Kevin, vedendo anche i playoff come si stanno comportando i Warriors senza Durant. Non lo so, non, comunque alla fine non è tanto perché è più importante fare un second team all'NBA o fare il terzo, ma semplicemente è per dire... Sei top 15 e non top 10 per me il coso dell'NBA. Poi non lo so, Team All Defense hanno messo Marcus Smart e Eric Bledsoe nella prima e non hanno messo Beverly. Ragazzi, non hanno messo Beverly, non riesco a concepire. Non hanno messo neanche Tucker, anzi aveva preso più voti per il First Team All Defense Harden, quindi non ne voglio parlare perché lì sennò tutto l'episodio, cioè tutto il video andrebbe lì, ma diciamo che questi team All-NBA sì, va bene, ok. Invece quelli dei rookie me ne frega fino alla prime 5 scelte che sono tutte nel First Team All-NBA, meritatamente per me ci stanno e sinceramente sono abbastanza soddisfatto dalle prime 5 scelte perché Jaren Jackson ci sta bene, DeAndre Ayton ha fatto la sua e comunque ha fatto una doppia doppia e probabilmente è il terzo. Marvin Bagley pure lui ha fatto bene e giocava con meno minuti rispetto agli altri, forse. Luka Doncic è probabilmente Rookie of the Year e Trae Young è il secondo probabile che potrebbe anche lui vincerlo, però secondo me alla fine la scamperà Luka Doncic perché c'è il dibattito del fatto che lui abbia vinto più partite, abbia fatto numeri da subito, già quando le squadre tendono a voler vincere di più all'inizio della stagione, perché poi se vedi che stai naufragando, tendi a... Ok, lasciamo andare la barca, vediamo fin dove può andare, cosa può succedere di peggio di quello che sta succedendo, così almeno prendiamo la scelta alta, anche se poi le scelte adesso sono cambiate. Poi, quindi, adesso possiamo parlare tranquillamente delle serie. Allora, vorrei parlare di quella un po' meno interessante, che però ho un attimo da dire, quindi spenderò giusto un paio di parole, perché le partite sono sempre meno... Anche se in realtà gara 1, volevo comunque parlare del 4-0 di Golden State su Portland. Poche cose da dire, voglio essere abbastanza schietto. Allora, secondo me, a me dispiace un po', però Portland, come avevo detto, pronosticavo un 4-1. E tra l'altro mi piace vedere che il primo video sui playoff che avevo fatto, dove avevo fatto il mio bracket, avevo azzeccato ogni singola serie. Non tanto vittorie e sconfitte, ma avevo azzeccato il vittorioso, la squadra vittoriosa uscente da ogni serie. E avevo già dall'inizio detto che Portland avrebbe fatto 4-1. E l'ultimo video avevo detto invece 4-2 o 4-1, in base a Kevin Durant sì o Kevin Durant no. E probabilmente ci sta bene, perché... Ormai è uscito questo dibattito che i Warriors sono meglio senza Kevin. Secondo me non è vero, però sono più marcabili.
cosa vuol dire? Nel senso che con... non so se avete mai visto una partita di Steph Curry, penso di sì. Lui quando si muove senza palla è un rompicazzo tremendo, è una mosca. Continua a muoversi in moto circolare, la passa, aggira un blocco, ne aggira un altro, prende palla, cerca la penetrazione, è bravissimo nel farlo. E con Kevin spesso questo non lo può fare. Questo non vuol dire che siano meglio, probabilmente semplicemente sono più marcabili con Kevin Durant, perché Steph Curry è meno Steph Curry. E quindi è semplicemente una mia osservazione personale. E quindi tendenzialmente per me i Blazers avevano massimo una, due vittorie nella canna, al massimo. E invece sono stato abbastanza soddisfatto nel vedere che gara 1 quasi blowout. Le altre tre ragazzi è semplicemente Golden State che a un certo punto ha alzato di giri la partita perché dicevano siamo sotto, ok, ma noi siamo meglio di Portland. E giustamente tutte le volte 17 punti recuperati, poi sono 15 e altri 17, con l'ultima partita che era un non vogliamo andare a perdere 4-0, piuttosto vi facciamo vincere nella vostra arena, ma loro hanno detto no, preferiamo vincere in 4. E Myers Leonard che ha fatto la partita della vita in gara 4, però nonostante questo dico, per me, come i buoni Indiana Pacers, della prima serie contro i Celtics, Portland poteva essere 2-2 e poi perdere 4-2, come benissimo 4-0 come è finita. Semplicemente la cosa sta nel fatto che ho rallentato la parlata perché il mio pensiero mi è sfuggito mentre lo dicevo, però particolari. Secondo me Portland poteva appunto allungare la 6 partite proprio perché si sono addormentati sempre nelle seconde metà partita. Quindi 4-0, ho azzeccato nuovamente una serie. Nel mio pronostico iniziale, invece, quindi adesso voglio passare perché ho finito le cose da dire sulle 4 partite di Portland. Nel passare a parlare dell'Est, voglio dire anch'io questa cosa. A suo tempo avevo sentito dire da Sweet Music, avevo sentito dire Toronto vince e convince. Contro i Philadelphia 76ers. Non ero d'accordo, perché aveva vinto non convincendo per me. Per me Toronto aveva vinto non convincendo contro i Sixers. Qua devo dire vince convincendo. Lo dirò io questa volta. Vince convincendo facendo vedere di essere una squadra, prima di tutto che il singolo Kawhi Leonard, perché Kyle Lowry finalmente si è visto. Scusate, i singulti, ma ho mangiato non troppo tempo fa. Ibaka, minuti importanti, Siakam pure, forse un po' meno delle altre serie, ma comunque si fa sentire. Marc Gasol, fondamentale. Van Vliet, finalmente dominante, finalmente importante. Norman Powell, finalmente importante. Panchina, finalmente importante. Quindi per me ha vinto convincendo. Hanno fatto la cosa che faceva Boston, in più sai che Kawhi Leonard ti aiuta sempre, avere un difensore di quel tipo. Contro Giannis, chiaramente, e ho già visto gente che per gara 5 e gara 6, per come è stata giocata da Giannis, hanno cominciato a questionare il suo essere clutch, ovvero segnare canestri importanti nel finale di partita, perché dicono, non fa quello che può farti un Kevin Durant, un LeBron James, che ti mettono la media, ti mettono da 3 punti senza problemi. C'è stato un possesso in particolare davanti a Tocumpo, è stato marcato benissimo da Van Vliet. Van Vliet non penso sia alto 1,80 ed è pure un po' ciccio. E quindi molta attenzione però che qua, perché Giannis Antetokounmpo secondo me ha ancora quel grosso limite. Non può fare tutto in campo, grosso limite, può fare tanto in campo, ma non ancora tutto alla perfezione. Quindi gli serve ancora passare dai suoi Toronto. Comunque sarebbe stato un po' brutto vederlo andare già adesso alle finals e poi perdere 4-0 4-1 e dire vedi in stile LeBron James con i Cavs del 2007 contro gli Spurs. Sarebbe stato brutto per me vedere un, perché poi quando magari vincerà il suo primo titolo dirà ma tempi fa non ha vinto neanche una partita contro i Warriors. Quindi adesso avremo un matchup molto interessante e tra l'altro Paul Pierce Curse che si fa sentire, perché io spero Paul Pierce non lo rifirmi la TV perché è veramente una sentenza a morte. Quindi tipo adesso dirà Warriors vincono, per me i Warriors vincono in 5 e giustamente perderanno perché si infortuna Curry e vedi che è finita la serie prima anche che sia cominciata. Detto questo però,
Avremo finalmente il rematch di quella partita che avevamo visto dove Kevin Durant aveva fatto il fenomeno, ma alla fine l'avevano scampata i Raptors, che c'era stata verso Natale più o meno, senza Curry, perché quella partita non giocava Curry. E allo stesso tempo però i Raptors erano senza Gasol, perché non c'era ancora Gasol, c'era Valanciunas. Era stata una partita chiusa, molto, molto, comunque fino all'ultimo era da decidere. E quindi potrebbe essere quantomeno una serie finale interessante. Sono ancora convinto che comunque vincerà Golden State, come dicevo, 4-2. E lo confermerò. Per la prima volta confermerò una cosa che avevo detto all'inizio. Mi confiderò nel mio bracket. Potrebbe anche essere che Toronto faccia il ribaltone. Potrebbe essere. Potrebbe essere, prima di fare un hot take, devo comunque vedere le prime partite dal campo. Sicuramente noi ci vedremo poi per il video sulle finali. Ma al momento, secondo me, Toronto comunque ha le carte in regola per dare una sfida interessante ai Warriors. Potrebbe essere, non dico sì, non dico no, potrebbe. Un 60%, quindi non è ni, ma è un sni. E aiuto, ho sentito i vicini urlare. Però detto questo, io sono molto contento che Toronto finalmente siano riusciti ad andare. Si vedono già anche tutti i meme che dicono LeBron che fino all'ultimo ha eliminato sempre Toronto. Alla fine vedi che vanno contro. Appena LeBron va via dalla Eastern Conference, vanno in finale. C'era anche Kawhi Leonard. Quest'anno, se fosse stato i Cavs dell'anno scorso contro i Toronto, i Raptors di quest'anno, vedi che non finiva alla stessa maniera. Detto questo, ho fatto un recap abbastanza un po' alla Carlona perché parlare delle varie partite, cioè, semplicemente voglio aggiungere questo, prima di chiudere il video, volevo fare un appello e parlare del fatto che per me si dimostra ancora una volta che il tipo di basket di Milwaukee, di Houston, così, per carità, dà grande percentuale di vincere durante la regular season e non voglio, cioè. Uno dentro, quattro fuori, non è un problema. Oppure estremizzare il gioco per renderlo quanto più vincente possibile. Nel senso, devo segnare più punti, quindi tiro più triple perché fa fare più punti. La tattica di Houston alla fine si è dimostrata fallace. Per l'ennesima volta non hanno superato il secondo turno e comunque non hanno superato i Warriors. Perché se becchi la partita no da 3 punti, non puoi non tirare una media mai. Non avere degli schemi che ti dicono, vabbè, c'è questa partita che non segniamo da fuori, vabbè, facciamo dei tiri dalla media, facciamo dei tiri da sotto, mandiamo il ritmo ai tiratori, perché se hai bloccati tutti i tiratori non funziona. Lo stesso vale anche per Milwaukee, ci sono state partite che hanno fatto letteralmente come i Blazers, sopra di un po' di punti e alla fine prendevano il parziale. Oppure partite le difensive, quindi su Antetokounmpo da parte di Leonard, soprattutto lì è cambiata la serie. Ma secondo me è lì che cade, si apre un foro nella nave e lì comincia ad affondare. Nel senso, non puoi basare lo stile di gioco su un solo giocatore, avere solo uno che può essere decisivo e tanti altri giocatori che magari smettono di esserlo nei momenti importanti. Ribadisco, grandissima stagione, quasi nessuno se la sarebbe aspettata per Milwaukee. E niente. Volevo anche parlare un attimo dei Blazers per dire, molta gente dice non sono superiore ai Rockets, sono arrivati più avanti, quindi probabilmente nell'organico, meglio Houston, ma comunque in fin dei conti vorrei ricordare che sono arrivati in finale di conference affrontando la testa di serie numero 2, essendo underdog già da gara 1 della prima serie, con centro con la gamba rotta, spalla separata, o comunque che non so cosa vuol dire, perché è letteralmente separated del centro di riserva che ha giocato tutti i playoff con il separated shoulder e l'ultima sera ha giocato anche meno. Arrivando fino a lì con un buon giocatore infortunato, diciamo che dà i suoi problemi. Gara 1 è stata anche blowout perché Kanter non sa difendere sui pick and roll, non è un buon difensore, lasciava 3 km a Steph Curry. Quindi diciamo che si può concludere così. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito, sicuramente ci vediamo per il video sulle finali. Spero siano divertenti, perché so già che mi dovrò svegliare molto presto per vederle, oppure le guarderò il giorno dopo in replica. Cioè in replica, le guardo su NBA Pass, NBA non ho Sky, mi spiace, non sento Flavio Tranquillo, il buon Mamoli, non sento Pessina.
Matteo Soragna, non sento loro, mi spiace, ma non, lì non ne sento. Io vi ringrazio, vorrei sentire la vostra, perché ho parlato, penso, mezz'ora, tipo, o 20 minuti, non lo so, però mi piacerebbe sentire la vostra sulle varie serie che ci sono state, sui team All-NBA, All-Defense e anche sui rookie, magari avete qualcosa da dire, e mi piacerebbe sapere la vostra prediction for the finals, guarda come mi veniva in inglese, per le finali. Sono molto interessato, fatemi sapere nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!